Presentato in Camera di Commercio ad Ancona il progetto Agrinet, promosso e finanziato nell'ambito della legge 84 del 2001 sulla cooperazione italiana con l'area dei Balcani, che mette in rete le imprese marchigiane, quelle croate e montenegrine del comparto agroittico. La filiera agroittica marchigiana e la cooperazione tra piccole e medie imprese nell'area dei Balcani è stato il tema di questo primo momento di confronto tra istituzioni ed operatori economici. Agrinet è un progetto strutturato tenendo conto dell'ingresso in Europa di Croazia e Montenegro e della macroregione adriatico-ionica, di cui le Marche sono nucleo portante. Stiamo costruendo il futuro. Con l'accordo scritto con le Camere di Commercio ci sarà una forza congiunta a disposizione del Paese, dice il governatore Gianmario Spacca. La strategia della macroregione adriatica ormai è conclamata come una delle linee di azione più importanti dell'Europa Unita per dare coesione al suo fianco più debole, quello sud-est. Per realizzare questa coesione, l'azione economica è fondamentale, soprattutto l'iniziativa di imprenditori accanto a quella delle istituzioni, delle università, delle camere di commercio e così via. I programmi IPA, i programmi di preadesione e i programmi europei sono tutti concentrati per dare forza a questa strategia, quindi gli imprenditori devono cogliere questa opportunità con la loro capacità iniziativa imprenditoriale. Per il progetto Agrinet vede Unioncamere in prima linea al fianco la Regione Marche. Qual è l'impegno del suo governo al riguardo? I temi su cui si può realizzare la coesione della macroregione adriatica sono infiniti. Sicuramente, per definizione, l'Adriatico è un mare, quindi le strategie di acquacoltura agroittiche sono fondamentali, come quelle della sicurezza ambientale del mar Adriatico. Le istituzioni accompagnano questi percorsi e questi processi che hanno soprattutto una natura economica ecosostenibile. Però, ripeto, l'iniziativa deve essere soprattutto degli imprenditori, non delle istituzioni, magari organizzati in rete, in consorsi, con forte capacità di innovazione, con forte spinta di intraprendenza. Questa è la ricetta fondamentale, il motore fondamentale perché questa esperienza abbia successo sta nella capacità di iniziativa imprenditoriale. Per Agrinet c'è un ampio partenariato incentrato sul sistema camerale. Gli enti lavorano insieme per aiutare le imprese ad avviare rapporti di collaborazione con Croazia e Montenegro. La Camera di Commercio di Fermo è coordinatrice del progetto, cura i rapporti finanziari e con le istituzioni. Abbiamo risposto ad una volontà precisa dell'Unioncamere nazionale, promuovere iniziative in collaborazione, dice il presidente dell'ente camerale Fermano, che è anche responsabile per l'internazionalizzazione di Unioncamere Marche. Intanto a me piace evidenziare che fa parte di un progetto di internazionalizzazione che noi stiamo seguendo con grande tenacia e naturalmente in un progetto di internazionalizzazione che ci vede presente nei paesi come la Cina, come il Brasile, indubbiamente non possiamo e non vogliamo trascurare queste realtà trasfrontaliere che sono a portata delle piccole aziende a cui noi prestiamo particolare attenzione perché sappiamo che sono quelle che hanno maggiore difficoltà. Indubbiamente questa mattina, per concretizzare una visione di questo tipo, questa mattina comincerà un lavoro di avvicinamento, un confronto intanto per illustrare quali sono le opportunità, poi naturalmente per mettere in contatto concreto delle aziende, perché altrimenti rimangono cose teoriche, mettere in contatto delle aziende in modo che ci possa nascere effettivamente questa collaborazione, vista anche la vicinanza che non è cosa da poco. Presidente, in questo ambito il progetto vede collegate insieme soprattutto le piccole e medie imprese? Beh, indubbiamente vede collegate le piccole e medie imprese. Io vorrei evidenziare intanto che vede collegate tutte le camere di commercio, e cioè le camere di commercio che fanno sistema e danno evidentemente un segnale importante anche alle aziende. Questo fa cogliere quanto sia fondamentale che insieme ci muoviamo e quindi anche le piccole e medie imprese. Seppur in realtà così vicine alle nostre, sarebbe importante se riescono a organizzare una forma di collaborazione, insomma a fare rete, per usare questa espressione tanto diffusa, in modo che ci possa stare dell'economia di scala anche in un rapporto che significa comunque uno spostamento, significa comunque una necessità di recarsi laddove noi abbiamo interesse e viceversa significa favorire una collaborazione da parte dei nostri dirimpettai con le nostre aziende.
Far parte di una macroregione costituisce una risorsa in più per le realtà aderenti, dice l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, segretario generale dell'iniziativa Adriatico-Ionica, che coinvolge gli stati dell'Albania, Bosnia, Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Montenegro. Percorso che è stato avviato nel 2010 e che si dovrebbe concludere nel 2014. Quindi che cosa ci aspetta da allora in poi? Sì, è un percorso che, come lei diceva, è già iniziato da un paio di anni, ma che sta proprio in questo momento avendo uno sviluppo molto veloce e molto positivo. L'iniziativa Adriatico-Ionica ha avuto una riunione in questi stessi locali proprio ieri degli 8 governi per fare il punto della situazione e ha constatato con molto favore il risultato della riunione degli 8 ministri degli esteri con il commissario all'allargamento. È stata una riunione che ha aperto la strada a dicembre, quindi al prossimo mese, all'approvazione da parte del Consiglio europeo del piano di azione che verrà destinato e dato alla Commissione europea. Tutto questo per arrivare al 2014, all'inizio della presidenza italiana dell'Unione europea, all'approvazione definitiva della macroregione. La macroregione è una operazione che certamente beneficerà tutti i paesi che la compongono e che soprattutto ha, oltre che un significato di sviluppo economico, un significato di stabilità e di pace, perché include dentro i suoi membri 4 paesi che sono ancora fuori dall'Unione Europea, ma che sono in cammino e il cui cammino sarà certamente facilitato dall'appartenenza a questo tipo di organizzazione. Quindi guardiamo al futuro con molta positività e anche con un pochino di ottimismo che non fa male in questi casi. L'esperienza delle Camere di Commercio marchigiane va sottolineata. Sono arrivati intanto 6 milioni di euro dalla Comunità Europea per progetti interni che hanno portato prospettive di sviluppo, dice il presidente dell'ente camerale Anconetano, che è anche vice responsabile per l'internazionalizzazione di Union Camere Marche. Oggi siamo qui a rappresentare la centralità di un territorio in una grande area che si sta creando, che è la macroregione Adriatica Ionica. Noi siamo convinti da molto tempo della centralità del nostro territorio, tant'è che la Camera di Commercio di Ancona ha fondato, assieme alla Camera di Commercio di Spalato, il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. Attualmente 36 camere, 1.100.000 aziende rappresentate e soprattutto 100 milioni di abitanti in questo territorio. La macroregione diventerà una grande realtà nel 2014, una realtà politica, ma deve essere una realtà economica. Per le piccole imprese, in una sorta di internazionalizzazione di vicinato, come la chiamiamo, perché è evidente che ci affacciamo tutti sullo stesso mare, un mare molto piccolo, e l'interscambio per le nostre piccole e medie aziende è fondamentale. Un dato per tutti, nel 2011 l'interscambio come valore è stato di 31 miliardi di euro, destinato a crescere. Tra le 20 camere di commercio croate c'è quella di Dubrovnik, partner del progetto Agrinet. Che cosa ci aspettiamo da questa giornata? This is the first meeting, kick-off meeting of this project. Abbiamo già collaborato con le Marche e possiamo continuare a collaborare con questa regione e con il settore dei porti. In Croazia abbiamo anche una produzione agricola importante, più di tutti è importante la produzione dei mandarini, poi ci sono i vini di alta qualità. Nella pesca esistono ottimi potenziali per i frutti di mare, le cozze, i datteri di mare e ci sono anche alcune fattorie per la coltivazione del pesce. Esistono anche molte possibilità per la pesca classica. Production of fish and food and also to develop the production or industry food industry in Croatia and in Italy too. Tutte e 5 le camere di commercio delle Marche collaborano per il progetto Agrinet. L'ente camerale maceratese mette a disposizione le relazioni consolidate nell'area dei Balcani. Sì, in effetti nel 2002 noi abbiamo creato l'Assonautica, l'Assonautica ha iniziato a organizzare le regate Civitanova-Sebenico che già il comune di Civitanova nei 2 anni precedenti faceva e nel 2006 abbiamo realizzato
un desk a Šibenik tra Spalato e Zaro. Questo desk c'è un nostro responsabile, quindi abbiamo creato una società che gestisce il desk, eccetera, eccetera, e in questo lasso di tempo noi abbiamo portato circa dalle 30 alle 40 aziende, le abbiamo messe in contatto con aziende croate. A volte è andato a buon fine, a volte meno, a volte ma ci è servito per conoscere quello che è la realtà croata e quello che noi possiamo fare in sinergia con loro. Quindi attualmente questo desk è gestito direttamente dalla nostra responsabile sul luogo a suo tempo, che è anche rappresentante del consolato che si trova a Spalato per le due province di Šibenik e di una contea limitrofa, perché lì non sono province ma sono contee. Quindi questo rapporto di collaborazione è andato ben oltre a quello che era la regata. Quindi si è tramutato i rapporti commerciali e devo dire che con la Croazia l'Italia è il primo paese europeo che ha rapporti di import-export con la Croazia. L'azienda speciale della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, Piceno Promozione, è copromotore del progetto Agrinet, nel quale valorizza il proprio know-how sviluppatosi nel corso degli anni. Noi insieme al Presidente De Battista, alla Camera di Commercio di Fermo, abbiamo analizzato questi due settori importanti per lo sviluppo delle nostre due comunità, ascolane e fermane. Nell'ascolano noi abbiamo già un know-how importante nella pesca, non solo nella pesca ma anche nei lavori cantieristici, nella produzione del lavorato pesce e delle macchine inerenti alla pesca. Non dimentichiamo che l'agroalimentare è un valore importante anche della nostra provincia e volevamo iniziare già con un know-how di partenza importante e relazionarci con quei due paesi che in questo momento, diciamo, hanno un valore aggiunto di import-export su queste due tematiche con la comunità marchigiana e prettamente ascolana e fermana. All'interno di questo progetto noi stiamo portando avanti quei valori importanti che riguardano la realizzazione di filiere, di reti di impresa nel mondo della cantieristica come nel mondo dell'immagazzinamento del pesce, del freddo, dell'agroalimentare. Stiamo lavorando fortemente su questo. Una best practice che porterò oggi in visione a tutti, che nel nostro progetto sviluppato come Piceno Promozione, ovvero la Blue Economy, abbiamo attuato un osservatorio del mare con l'Università di Ancona e con il professor Gregori, che ci ha dato un risultato bellissimo, con dei dati importantissimi che dovremmo lavorare su quei dati noi come istituzioni, ma abbiamo trovato delle aziende che già lavorano su un motore innovativo che utilizzerà il GPL marittimo a differenza del gasolio normale, e questo ridurrà i costi, diciamo, per uscire in mare con degli esponenti molto molto importanti. Renderanno le nostre aziende, ma spero anche le aziende montenegrine e croate che lavorano su questo settore, sicuramente con dei costi minori. È una best practice, la porteremo avanti, e Agrinet serve proprio per realizzare questi sistemi imprenditoriali, scambi di know-how, scambio di produzione, scambio di filiere, scambio anche di commercializzazione sia dei nostri prodotti sia del nostro saper fare. Ma non dimentichiamo che all'interno di questo progetto c'è anche uno scambio turistico, perché la Croazia hanno delle coste importanti come la regione Marche ha delle coste importanti, perciò anche lì la bandiera blu potrebbe essere qualcosa di innovativo per il mondo dei Balcani. Partendo dall'esperienza dell'Eurosportello, diciamo qual è il ruolo dell'Eurosportello all'interno di questo progetto in quanto partner. L'azienda Eurosportello è leader nelle Marche, ha esperienza sui progetti nazionali e comunitari. Nel progetto Agrinet si pone come ausilio e coordinatore delle imprese e delle istituzioni, facendo da filtro per arrivare agli obiettivi che il progetto insomma si pone, perché il progetto è partito, ma gli obiettivi da raggiungere si possono raggiungere se c'è un affiancamento molto importante. Questo al fine di creare una sostenibilità economica dei territori, sia
marchigiani che del Montenegro e della Croazia. Il responsabile all'internazionalizzazione Union Camere Marche, Graziano Di Battista, ha voluto che questa iniziativa prendesse l'avvio ad Ancona, dice il sindaco Fiorello Gramillano, Ancona che d'altronde è sede dell'iniziativa Adriatico-Ionica. La città capoluogo di regione che si fa portavoce sia della macroregione Adriatica Ionica, perché nel 2010 partì questo progetto proprio ad Ancona con la carta di Ancona. Sì, esatto, addirittura quella è stata una firma, perché la carta di Ancona è partita nel 1999, poi dopo 10 anni è stata confermata. Naturalmente il fatto che siamo punto di riferimento per il forum delle città dell'Adriatico, che siamo sede del segretariato per l'iniziativa Adriatico-Ionica, diciamo così, ci spinge a pensare che da questa iniziativa possano veramente venire non solo delle prospettive di pace, di solidarietà. Questi sono i principi per cui era nata l'iniziativa, ma a questo punto anche collaborazioni economiche, collaborazioni tali che permettano di sviluppare sia l'economia, sia gli scambi turistici e prevedere che l'ambiente possa avere dei riferimenti precisi e soprattutto potersi sviluppare in tranquillità. Fare sistema, sostenere la crescita del Made in Italy, supportare le imprese, in particolare le PMI, sono questi i punti di forza del progetto Agrinet avviato nelle Marche, orientato ad allargare gli orizzonti commerciali delle aziende promuovendole all'estero. Il responsabile dell'ufficio relazioni internazionali di Union Camere, il dottor Fabio Pizzino, parla del contributo del sistema camerale alla promozione delle imprese nell'area dei Balcani. Noi innanzitutto diamo questo contributo all'interno di un rapporto di collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico. Volevo segnalare che in Italia c'è una legge, che è appunto la legge 84 del 2001, che destina molte risorse allo sviluppo delle relazioni con l'area balcanica, cioè con i paesi dell'ex Jugoslavia e con l'Albania. Noi in questi anni abbiamo fatto molte progettualità, perché il ruolo che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito di questi progetti è stato quello di sviluppare, di promuovere il sistema delle imprese nell'ambito di quest'area. Quindi abbiamo svolto numerose progettualità, volevo ricordare ad esempio il trasferimento del know-how in Serbia e in Bosnia-Erzegovina per l'istituzione del registro delle imprese, oppure le numerose iniziative che ci sono di formazione in diversi ambiti, nell'ambito dell'agroalimentare, dell'ambiente, dell'edilizia. Insomma, c'è tutto un gruppo di progettualità che riguarda più camere di commercio, tra cui le camere di commercio della Regione Marche. E come farà la macroregione a sviluppare la cooperazione? Beh, la strategia macroregionale è una strategia che l'Unione Europea ha recentemente approvato e parte proprio da questo presupposto, cioè quello di collegare i territori che sono caratterizzati da problematiche simili. Quindi la creazione di una macroregione deve partire appunto dalla valorizzazione di quelle che sono le opportunità che i territori possono sviluppare e tentare di metterle insieme. Una cosa assolutamente importante che va ricordata: quando si parla di macroregioni, i temi che la macroregione dovrà sviluppare saranno necessariamente pochi e dovranno essere caratterizzati da una fortissima condivisione e collaborazione. Quindi la cooperazione diventa la base per sviluppare il territorio. Quali sono gli aspetti che caratterizzano il progetto? Il progetto si caratterizza per due aspetti sostanzialmente in modo particolare. Il primo è quello della matrice istituzionale in cui il progetto si inserisce, che è rappresentata da un lato dall'iniziativa della macroregione Adriatico-Ionica, che come sappiamo è ormai a una fase avanzata. L'elemento di adesione all'Unione Europea della Croazia da luglio 2013 e l'avvio del negoziato per l'adesione del Montenegro quindi determinerà dei cambiamenti anche da questo punto di vista. E poi l'ultimo aspetto istituzionale è quello legato alla legge 84, che stabilisce dei punti chiave entro cui i progetti si devono muovere. Secondo, ritengo possa essere
senza ombra di dubbio l'aspetto della concretezza. Concretezza nell'approccio, concretezza negli strumenti che si mettono a disposizione delle piccole e medie imprese e che fanno sì che il progetto abbia una utilità, quindi concretezza e utilità, credo assolutamente superiore alla media, perché appunto adotta un approccio molto diretto, immediato, quindi mette a disposizione delle imprese gli strumenti di pratica utilità e fruibilità.